a questo appuntamento che si inserisce all'interno della manifestazione Settimana Africana Regionale promossa dall'Africa Chiama e che è iniziata domenica 26 settembre e si concluderà domani, sabato 2 ottobre. Come diciamo negli altri appuntamenti, oggi siamo qui, alcuni in presenza, ma abbiamo anche la diretta sulla nostra pagina Facebook, quindi dell'Africa Chiama, quindi il saluto va sia a chi è qui in sala insieme a noi, ma anche a tutte le persone che ci stanno guardando e che ci guarderanno, perché le dirette rimangono appunto salvate, no? Sulla pagina. Fra l'altro, a chi ci segue appunto da casa in diretta, dico un'informazione logistica che è quella che possono intervenire, fare delle domande scrivendo dei commenti sotto il video appunto che compare nel monitor o nel dispositivo. Una manifestazione che ha come obiettivo quello di accendere i riflettori su uno dei continenti più dimenticato, lo fa utilizzando più strumenti possibili, cercando di in qualche modo dare delle pillole e degli sguardi diversi. Uno dei modi, uno dei mezzi che abbiamo scelto di utilizzare, un po' viene da dire da sempre, è stato quello anche di raccontare le narrazioni e ospitare appunto degli scrittori che hanno origine in quel continente o che comunque ne raccontano. In questo, diciamo così, percorso letterario, in quella che è la letteratura migrante o la letteratura appunto dell'Africa, ci accompagna da molti anni Francesca Giommi di Pesaro, che appunto si occupa di questo e più che si occupa, come tutte queste cose, viene da dire legate all'Africa, ha una passione, un sangue che scorre nelle vene, che la porta ad appassionarsi di letteratura migrante. E quindi insieme a lei abbiamo avuto la bella idea di invitare, abbiamo il piacere di averla qui, la poetessa e scrittrice somala italiana, ora io devo dire il nome, ma ovviamente lo sbaglierò, Uba Cristina Ali Farah. Ali Farah, Ali Farah, non sapevo, non avevo dubbio. Perché uno poi più si concentra sull'accento e più sbaglia, appunto. E quindi lascio ad entrambe, prima Francesca, il microfono e l'inizio di questo bel racconto insieme. Grazie. Grazie a te Raffaella, buonasera a tutti, bentrovati. Io ovviamente Cristina lo dico ogni anno che sono felice di essere qui ed è vero, però verissimo, sempre verissimo, abbiamo avuto anche negli anni tanti amici, scrittori, amici anche comuni perché c'è stato Cossi 2 anni fa, mi pare, e, insomma tanti anche grandi scrittori che anche tu conosci, però insomma quest'anno sono particolarmente felice perché Raffaello mi ha fatto questo regalo e insomma abbiamo Cristina che è una carissima amica, ma per me Cristina veramente adesso io vorrei lasciare la parola più possibile a lei perché è veramente un gioia ascoltarla e poi però voglio dire subito questo, è ancora di più una gioia leggerla perché Cristina veramente ci racconta delle storie meravigliose, quindi sia a tutti quelli che sono qui oggi ad ascoltare, sia a quelli che non sono qui ma che magari ci vedono o ci vedranno. Veramente bisogna leggere le tue storie per entrare nel tuo mondo e che poi anche il nostro. Infatti, Cristina adesso vorrei lasciare raccontare un po' a lei se vorrà della sua esperienza. Vi dico solo che, insomma, pur essendo giovane, sei nata a Verona, poi hai vissuto a Mogadiscio fino al 1991, giusto? Fino allo scoppio della guerra civile, poi sei passata per l'Ungheria, hai vissuto a Roma e poi a Bruxelles. E con incursioni in altre parti del mondo. E il mondo, diciamo, lo spaccato di mondo che Cristina ci racconta è sia uno spaccato cosmopolita, ma soprattutto è una mappa che collega questi due paesi, l'Italia e la Somalia, che sono,
che costituiscono la tua ma anche la nostra storia, perché credo che noi purtroppo conosciamo molto poco la nostra esperienza, sia la storia forse in genere, ma anche quella che è l'esperienza italiana in Somalia. C'è stato questo passaggio coloniale, quindi poi non so, insomma, magari ne racconteremo un po', e oggi insomma abbiamo questo retaggio che penso che Cristina in persona, ma soprattutto traduca, racconti e trasmetta alla meraviglia. Tu hai scritto altre opere, poi se vuoi insomma magari fare un accenno anche a quello, però io ti chiederei se sei d'accordo di iniziare da questo che è il tuo ultimo libro, che adesso insomma stai raccontando, perché non mi piace mai dire presentare, cioè io penso che gli autori abbiano questa generosità sia di raccontarci delle storie mettendole sulla carta e poi anche di andare a raccontarsele di persona. Per questo insomma voglio subito passare il microfono, il libro di cui parleremo oggi è L'estazione della luna, che si apre, o quasi insomma, perché saltando da solo, però si apre con questa magnifica veduta che, se tu vuoi, farei leggere a te. Cristina ha detto che è disponibile a leggerlo lei, e per farvi veramente sentire come dalle tue parole io veramente ho avuto voglia di andare a Mogadiscio, e quindi lo vorrei far leggere a te. Ah no, tu hai il tuo. Sì. Grazie Francesca, grazie a Raffaella anche per questo meraviglioso invito. E, sì, allora inizio leggendovi questo brevissimo passaggio. E, diciamo, per introdurre il contesto, Francesca ha già detto delle cose di me. Io sono nata a Verona, da mia mamma e italiana di Verona, mio papà è somalo. All'epoca io sono nata all'inizio degli anni 70, e questo non si sa molto, quindi per questo ci tengo anche a raccontarlo. Mio papà, l'Italia, la Somalia è stata una parte della Somalia, la Somalia italiana è stata colonia italiana, e quindi anche successivamente, dopo l'indipendenza, c'erano un gran numero di studenti che, non un gran numero, però un numero di studenti somali che andavano a studiare in Italia. E quindi io in qualche modo dico sempre che sono anche il frutto di questa storia di contatto tra l'Italia e la Somalia, perché se mio padre non fosse andato a studiare all'università a Verona, dove ho incontrato mia mamma che era veronese, peraltro era anche, questo lo racconto sempre perché mia mamma, come dire, in quegli anni anche di lotte politiche, di femminismo, lei era nata da una famiglia estremamente semplice, no? Non aveva mai viaggiato, il padre era un barbiere, la mamma era una casalinga, una famiglia numerosa di cui lei anche era, come dire, l'unica che ha studiato, cioè l'unica, no, che è andata all'università, gli altri anche hanno avuto l'opportunità di studiare, ma lei è quella che ha completato gli studi a livello più alto. Ha incontrato mio padre, diciamo, non si sono incontrati a livello di ideologie oppure di niti, ma semplicemente come individui, come esseri umani, no? Pur avendo una storia completamente diversa, anche dei riferimenti culturali diversi. Quindi io sono nata a Verona, e poi quando ero molto piccola mio padre decise, dopo gli studi, di tornare nel suo paese, perché all'epoca c'era questa spinta molto forte per gli studenti, insomma, per quelli che avevano avuto la fortuna, la possibilità di studiare e di tornare nel paese di origine per contribuire alla costruzione. E mia mamma lo seguì, ed è un po' come Clara, una delle protagoniste del libro. Mia mamma è stata una professoressa, insegnava alle medie, un'insegnante. Quindi qui abbiamo Clara, che in realtà, come dire, cresce in Somalia, nasce alla fine degli anni 30, presumibilmente, anche se non è chiaro nel libro, e quello che succede è che lei nasce nel periodo coloniale, in cui la Somalia è ancora colonia, no? Negli anni 30. Nel 41 l'Italia perde la guerra, diciamo, contro così, ed è costretta a perdere tutte le proprie colonie, e quindi tutti gli italiani che vivevano, molti italiani che vivevano nelle ex colonie, sono costretti, li lasciano, soprattutto donne e bambini, perché alcuni vengono, i maschi, soprattutto gli uomini, vengono
trattenuti come prigionieri politici, le donne e i bambini vengono rimpatriati con delle navi che vengono chiamate quelle, le navi bianche, perché erano navi della Croce Rossa, quindi tutte dipinte di bianco con una croce rossa, perché immaginate un momento di guerra e quindi per non essere colpite, diciamo, dagli alleati, così, ed essere in mira di così, hanno questo segno e soprattutto navigano tutte illuminate di notte per non essere bersaglio di navi da guerra. E quindi Clara cresce a Mogadiscio, torna quando ha 13 anni, più o meno 12 anni, va in Italia con la madre, un paese che lei non ha mai conosciuto, e dopo molti anni, negli anni 50, l'Italia, all'Italia dalle Nazioni Unite, diciamo dall'ONU, viene affidato il compito di ritornare in Somalia per accompagnarla, aiutarla ad arrivare alla indipendenza, e lei ritorna come maestra. E però non torna in Somalia da 10 anni, quindi, però è un paese che è il paese della sua infanzia, quindi questo è l'impatto della sua vista della nave, perché c'erano gli aerei, ma allora si arrivava soprattutto in nave. Dalla nave Mogadiscio riluceva di un bianco fulgido, simile al bordo dentellato di una conchiglia. La superficie baruginava argentea e una striscia di sabbia candida percorreva il litorale. I minareti spuntavano snelli sugli edifici e in lontananza si distingueva il formicolio del porto, i preparativi frenetici per lo sbarco. Il fondale era irto di scogli e occorreva una gru per calare i passeggeri dal ponte, in piedi, dentro una grande cesta, fino al fondo di una maona. La maona era ferma sul lato della nave e, non avendo chiglia, poteva passare dappertutto. Aveva i bordi alti e incrostati di sabbia e corallo, i sedili muti e diverse pinne a cui potersi aggrappare. L'oceano sembrava calmo sotto le lucidie del cielo, ma bisognava reggersi per non urtare il vicino. Le onde a tratti si gonfiavano e allora una folata di spruzzi colpiva i passeggeri. Clara premeva il cappello di paglia sulla nuca e sentiva il sole intimidirle le braccia. Per molto tempo aveva sognato quel ritorno nella città natia e ora era emozionata, quasi sbigottita, colma di aspettative. Questo è il ritorno di Clara a Mogadiscio. Allora, già ci hai detto tante cose. Io ogni tanto dicevo, adesso chiedo questa cosa e poi mi dicevi l'altra. No, nel senso che già ne ho pensate tante che ti vorrei chiedere, però magari insomma così per condividere le singole cose anche col pubblico. Poi io tengo sempre d'occhio perché quelli che ci sono sempre interessati, quindi se qualcuno anche insomma ha qualche domanda anche prima della fine, segnalatelo e insomma siamo contenti di rispondere. Allora, tu ci hai parlato di questo personaggio, Clara. Intanto, rispetto ai tuoi libri precedenti, così insomma, tu ormai sono tanti anni che scrivi, sono almeno 20 anni, giusto? E quindi prima ti eri occupata, come ci hai un po' accennato, questo fatto di anche del fatto che magari tuo padre fosse tornato e che poi foste ripartiti di nuovo, nei tuoi precedenti romanzi ti eri occupato forse più della diaspora, quindi madre piccola, il comandante del fiume, e qui hai scelto di appunto tornare a questo decennio praticamente, che è quello dell'amministrazione fiduciaria italiana, come ci hai detto tu, che è il decennio tra gli anni 50 e 60, quando appunto l'Italia, come ci hai detto, viene insignita di questo incarico, che è un retaggio di un incarico civilizzatore di stampo colonialista, perché anche insomma noi che veniamo da studi postcoloniali, quella è la mentalità. Infatti nel tuo romanzo ci sono questi due personaggi, tu ci hai parlato di Clara, che è la sorella di Enrico, che hanno una mentalità molto diversa e appunto lo chiedo a te, non so se per te era proprio anche in questo senso antitetico di volerlo esplicitare attraverso questi due personaggi, mentre Clara torna da insegnante, va a insegnare in una scuola montessoriana e va a insegnare nella scuola italiana per bambini somali, convinta appunto che si debba in questi anni formare la nuova elite che dovrebbe poi condurre il paese all'indipendenza.
lei però è convinta dell'importanza del somalo, anzi lei stessa lo vuole imparare e lo parla anche già un po', ma vuole imparare anche a scriverlo perché il somalo non è una lingua scritta. E quindi ad esempio tu descrivi tutti questi, questo dialogo che lei intrattiene con il direttore, quindi sull'utilizzo delle diverse lingue, l'italiano per avere i rapporti con il mondo occidentale, ma anche il recupero dell'arabo e anche questa nuova lingua per imparare a scrivere in somalo. Invece suo fratello Enrico, diciamo che ha un'impostazione un po' più coloniale, se si può dire colonialista, è un agronomo ed è convinto che stia ai bianchi, ai vecchi colonizzatori, guidare il paese e imporre delle regole. E, volevi suscitare questo dibattito, è così, e soprattutto mi piace molto la questione delle lingue perché mi pare come tu fai, tu hai scelto sempre di scrivere in italiano, giusto? E come tu fai, anche Clara fa, e comunque cerca un incontro tra le lingue che sono poi veicoli di cultura e quasi mi sembra sempre che cerchino un modo di convivere e di rispettarsi, è così? Grazie Francesca, questa è una questione importante perché parlando di scrittura, diciamo, la lingua è un elemento estremamente importante. Come ho detto, mio papà è venuto a studiare in Italia e all'epoca, diciamo, negli anni 50, uno degli sforzi che fa l'Italia maggiormente è quella di, prima durante il periodo della colonizzazione non si erano molto occupati delle istruzioni, però negli anni 50 investono molto sull'educazione, quindi vengono create, come dire, queste scuole italiane di tipo somalo, diciamo. Quindi ovviamente c'erano i bambini italiani, i residenti italiani, che però erano madrelingua, e poi scuole destinate ai somali, no? E quindi questa discussione è molto fervida in quegli anni, perché la Somalia, a differenza di altri paesi africani, voi sapete questo, che si discute moltissimo, molte nazioni africane sono state decisamente tracciate veramente col righello, anche la Somalia, no? Quindi decise dalle ex potenze coloniali. La Somalia, anche per la Somalia è la stessa cosa, però c'è questa peculiarità per cui su una zona molto molto larga, che poi è stata divisa tra varie potenze coloniali, per cui la parte del nord era colonizzata dall'Inghilterra, poi c'era Gibuti francofona, poi c'erano due regioni che erano all'interno di questi stati africani, l'Etiopia e il Kenya, in cui, che sono stati in cui si parla somalo, cioè in mare larghissima si può parlare somalo. Quindi una delle questioni più importanti durante il periodo proprio della decolonizzazione per arrivare all'indipendenza non era solo quella di unire tutte queste parti diverse che parlavano la stessa lingua, ma anche di superare l'ostacolo che avrebbe rappresentato quello di avere, come dire, una lingua dell'amministrazione diversa dal somalo, perché i somali tra di loro si capivano, però la lingua dell'amministrazione della Somalia italiana era l'italiano, nella Somalia britannica era l'inglese, quindi era anche un modo per superare questa sorta di divisione interna che c'era. Quindi indubbiamente la questione della lingua è qualcosa che ha accompagnato moltissimo tutta questa discussione politica, come scrivere questa lingua, perché il somalo ha una tradizione poetica raffinatissima, la poesia è la forma d'arte più alta, ma che c'è un po' questa idea, questo pregiudizio che è venuto poi nel mondo occidentale, nella modernità, che la poesia orale sia un livello inferiore, no? Ma è semplicemente un altro metodo, no? Come dire, che lavora con la memorizzazione, che lavora una poesia che ha delle regole rigidissime, no? Che spesso anche i cittadini, le persone che crescono in città non hanno lo stesso tipo di lessico, non hanno lo stesso tipo. E nella cultura, nella tradizione somala, diciamo, essere capace di parlare, l'oratore è quella persona considerata a livello veramente più alto anche nella società, il potere della parola. Quindi c'è questa discussione che poi alla fine ha anche sempre delle connotazioni politiche, no? Perché come scrivere questa lingua? Come facciamo a renderla una lingua che possiamo insegnare nelle scuole? Perché non era stata scritta. Quindi all'inizio, durante il periodo dell'indipendenza, alcuni intellettuali, studiosi così, inventano una scrittura che è lo smania, che però era una scrittura particolare che viene usata soprattutto anche per
sfuggire alla censura italiana, all'impero coloniale, e poi quando all'inizio, però solo all'inizio degli anni 70, la lingua si scrive ufficialmente, si scrive in caratteri latini e si introduce proprio anche nell'educazione. Quindi questa è la storia un po' della lingua. Sappiamo che è una questione molto importante in tutte le nazioni africane, no? Quale lingua parlare, possiamo fare a meno delle lingue coloniali, come nel caso dell'italiano forse anche meno, però nel caso di nazioni magari che, l'inglese che ha colonizzato variamo il francese, parliamo delle lingue locali e siamo letti da meno persone, è una questione estremamente controversa. Io ho ricevuto un'educazione formale, diciamo, io ho studiato in italiano, soprattutto, sì, ho sempre studiato in italiano, quindi l'italiano, letteratura, ho studiato Dante, ho studiato, insomma, col curriculum proprio tradizionale in cui si studia in Italia. Dopo la guerra, come ha raccontato Francesca, io sono andata prima in Bolivia, poi sono tornata in Italia, pur essendo stato il somalo la lingua della mia quotidianità, no? Perché comunque vivevo lì e parlavo tutti i giorni somalo, non era una lingua che avevo mai veramente studiato. Quindi questo studio della poesia e cercare di portarla anche certe metafore, l'immaginario della lingua italiana, per me è stato anche un modo di mettere insieme, no? questi miei due immaginari, ma non in modo retorico, anche se c'è un po' di nostalgia questo ritorno a Mogadiscio, però perché creare un dialogo tra queste due culture, queste due lingue, metterle insieme, ecco, mettere insieme tutti i pezzi in qualche modo. Tra l'altro, legata alla questione della lingua, c'è anche la questione della patria, dell'idea di casa. Tu hai detto altre volte, ma io adesso te lo richiedo perché magari insomma non tutti forse hanno letto, ti hanno seguito in altre interviste, hai detto altre volte che tu nella lingua italiana comunque trovi una casa e una patria in cui appunto poi insomma anche un senso di appartenenza. E questo tema della casa e della patria, oltre ad essere ovviamente un tema ricorrente anche in quella che si chiama la letteratura diasporica, però io penso che poi ogni autore sì, in qualche modo rientri in un filone, ma insomma abbia anche una grande individualità. Quindi parlando della tua scrittura, questo tema della casa e della patria, adesso riferito all'ultimo romanzo, ma poi anche nei primi parlavi della diaspora, anche qui di nuovo metti questo contrasto tra Enrico e Clara, soprattutto quando adolescenti lasciano su queste navi bianche, lasciano la Somalia per tornare in una patria che era la patria dei loro genitori, ma che loro non conoscevano, che non avevano mai visto. E anche lì mi è sembrato curioso, interessante, che tu metti in bocca a questi due ragazzini questo discorso, cioè Clara si interroga sul senso di lasciare la patria, l'unico paese che si conosce perché ci si è nati, per tornare in una patria che non si conosce. E addirittura fai dire ad Enrico, perché non so se ci fosse un'età precisa, però insomma Enrico mi sembra che in un passaggio, no, sua madre menta in qualche modo sulla sua età per evitare che venga trattenuto in Somalia, perché si facevano rimpatriare le donne e i bambini. E quindi non so se quel passo lo vuoi leggere, lo vuoi spiegare come vuoi tu. Ti interroghi proprio, loro si interrogano su questa questione. E poi tutti e due decidono di tornare in Somalia dopo la guerra, ma decidono con intenti diversi. Sì. Tu tra l'altro ora, non so se l'abbiamo detto, ma tu vivi a Bruxelles ora, giusto? E lì che lingua usi? La lingua è Bruxelles, una città. Però per dire che ti sei di nuovo ritradotta, sì, in un'altra lingua, perché lì non impieghi l'italiano, no, immagino, quindi no. Ti sei... Sì, quindi... sì, scusami che non ho risposto prima alla domanda, no, sono io e Clara, perché sono due fratelli, no? Sono fratelli, quindi in realtà crescono nello stesso contesto a Mogadiscio. Una cosa che volevo dire, certamente hanno delle posizioni politiche completamente diverse, però inizialmente non è neanche completamente consapevole, no? Nel senso, nel loro ritorno c'è una sorta di presa di coscienza, presa di posizione, che per me è una cosa molto importante, perché avendo avuto anche questa identità doppia, no? La mamma italiana,
So bene che quanto è importante la posizione individuale, nel senso che è molto difficile, come dire, nella storia, quando si parla di, leggiamo le notizie, ci sono sempre delle posizioni dicotomiche, no? Bianco e nero, positivo e negativo, così, ma anche tra gli italiani che tornarono, c'erano molti ex colonizzatori che avevano la mentalità di un tempo, ma anche persone estremamente progressiste che avevano delle intenzioni, che credevano veramente nel progetto dell'indipendenza. Quindi questo fatto di gli esseri umani sono complessi e la scelta è individuale. Abbiamo ovviamente in questo contesto storico l'Italia era più forte, no? era l'ex colonia e quindi non possiamo generalizzare, però comunque anche in questi contesti ci sono anche dei somali che prendono la posizione dell'Italia e sono, diciamo, che remano contro certe posizioni più radicali. Quindi per me questo fatto della complessità, no, dell'individuo, che secondo me in letteratura è molto importante, perché siamo tutti complessi, non abbiamo mai delle idee che sono completamente classificabili, anche nel comandante è chiaro che cos'è il bene, che cos'è il male. Allora, questo vi voglio raccontare un piccolo fatto biografico su questa, prima di leggervi, questo che Francesca sconosce bene, e io ho straordinariamente scritto questo romanzo in un periodo brevissimo. Ho fatto ricerca per tantissimi anni, ci ho riflettuto, ma per tantissimo tempo, quindi non voglio. Poi, fortunatamente, insomma, ho avuto una borsa di residenza in Sudafrica, vicino a Cape Town, l'anno scorso, da gennaio a giugno, e quindi sono stata sorpresa in Sudafrica, in questa città che si chiama Stellenbosch, durante il lockdown, no? E diciamo, durante questa residenza, questo si chiamava l'istituto Stellenbosch, l'istituto di Advanced Studies, dove c'erano varie altre persone che partecipavano a questo programma molto radicale nel loro paese. Considerate, da quello che vi ho detto, che io sono cresciuta a Mogadiscio fino a 18 anni, ma non sono mai tornata a Mogadiscio da allora, quindi sono 30 anni che io non torno a Mogadiscio e mi sono molto spostata. Quindi, se mi devo interrogare, e vivo da 9 anni in Belgio, ho vissuto a Verona perché era la città della mamma, quando sono tornata dalla guerra, prima in Ungheria, poi a Pece, in Ungheria, poi a Verona, poi a Roma per molti anni. Quindi in qualche modo la mia idea di qual è la mia città è molto, diciamo, opaca, no? In qualche modo, perché come dire, non sa che io abbia vissuto tantissimo a Roma, non c'è quella memoria dell'infanzia che ti. E quindi praticamente inizia il lockdown, sapete come ci si sentiva all'inizio, c'era uno stordimento, anche la paura terribile, così moltissimi hanno deciso, eravamo 30 persone, quasi tutti hanno deciso di tornare, ma non c'erano più voli di linea e c'erano solo voli di rimpatrio, in cui l'ambasciata di origine si doveva occupare di rimpatriati. E innanzitutto non sarebbe stata, io la cittadinanza, il passaporto italiano, non sarebbe stata neanche la mia patria, il mio passaporto che mi doveva rimpatriare, ma il Belgio, perché io dovevo tornare dai miei figli e dalla mia famiglia che vive in Belgio. E quindi tutta questa idea del rimpatrio, io dicevo, ma cosa significa per me rimpatriare? Dove vado? Dove torno? No? E quindi da qui è nato questo passaggio che è collocato in un momento storico completamente diverso, ed è il momento in cui Clara e Enrico, la mamma, devono tornare in Italia, perché la Somalia è sotto gli inglesi, e qui c'è questa sorta di discussione su cosa significa rimpatrio. È un brevissimo passaggio anche qui. Ci vollero 3 quarti d'ora, vanno con la nave bianca, come vi avevo detto. Ci vollero 3 quarti d'ora per superare la barriera corallina e uscire in mare aperto. Si stava tutti pigiati e molti soffrivano il mal di mare. Montarono sullo scalandrone e quando furono finalmente sul ponte della nave, Margherita, che è la madre dei due ragazzi, la madre di Clara e Enrico, tirò un sospiro di sollievo. Enrico era salvo. Le croce rossine offrirono loro spremute e rosette croccanti al prosciutto, in segno di benvenuto. Il prosciutto si scioglieva in bocca ed era una delizia dopo 2 anni di razionamento. L'incanto fu subito spezzato dal commento di un marinaio. Illusi,
considerate che eravamo in guerra, perché sono il 43, quindi l'Italia era in guerra. L'incanto fu subito spezzato dal commento di un marinaio. Illusi, perché avete deciso di partire? Gridò ai profughi. Anche uomini dell'equipaggio si aggiunsero in coro. Perché vi fate rimpatriare? L'Italia è in guerra, la stiamo perdendo, ci sono solo macerie. Qui eravate al sicuro nelle vostre case, il cibo era scarso, ma almeno non rischiavate la vita. In Italia si muore sotto le bombe. Enrico era cupo e Clara gli strinse il braccio. Cosa c'è? Sei preoccupato per il papà? No, penso solo che dovrei confessare quanti anni ho veramente, rinunciare al rimpatrio e tornare a terra con la Maona. Ma cosa dici con tutti gli sforzi che ha fatto la mamma per procurarsi il documento? Non vorrei mica farla morire di crepacuore. Mi sento un disertore, rispose Enrico. Quando la patria è in guerra, bisogna combattere fino alla vittoria o alla morte. Clara in quel momento si chiese per la prima volta cosa significasse rimpatriare e perché la mamma avesse fatto tutto per imbarcarsi in quella nave. Infatti, né lei né suo fratello conoscevano davvero l'Italia, se non attraverso i libri. Per loro casa era sempre stata e solo Mogadiscio. Sapevano che il padre, come molti altri del resto, era partito prima della loro nascita per fare fortuna, perché ai suoi tempi c'era molto miseria nel paesino veneto dove era cresciuto. In Africa invece, a detta di tutti, lavorando duro, ci si poteva costruire un avvenire. La moglie, sposata per procura, l'aveva raggiunto appena si era sistemato. Clara si chiedeva se avesse davvero senso rimpatriare in un paese in guerra, quando a casa loro erano al sicuro. Qualcosa le sfuggiva in quel ragionamento. Patria corrispondeva a casa, o piuttosto era casa la patria. Forse era per questa ragione che suo fratello non voleva andarsene, ma non espresse nessuno dei suoi pensieri. Si limitò ad abbracciare singhiozzando. Allora, io vorrei spostarmi un po', e quindi torniamo negli anni 50, quando Clara, appunto, avete capito, insomma, questo romanzo si sposta tra questi due periodi, gli anni 30 e poi negli anni 50, quando sia lei che suo fratello, con idee diverse, tornano in una Somalia diversa, con un ruolo diverso. E quello che mi colpisce sempre nei tuoi libri, e credo che sia predominante, sono le figure femminili. Allora, una è questa Clara, che è questa giovane maestra con le idee abbastanza chiare, poi magari forse ancora possiamo dire anche su alcune cose, ecco, magari non del tutto consapevole di quello che l'aspetterà, perché poi nel ritorno, ad esempio, viene poi coinvolta anche nelle lotte per l'indipendenza, in questa Lega Somala, quindi insomma per lei nel suo caso forse anche un romanzo di formazione, potremmo dire, non lo so, poi ce la direi tu. Però oltre a Clara poi ci sono altre figure femminili molto forti, una di queste ovviamente è Ebla, e a me già aveva colpito dai tuoi precedenti romanzi sia la figura della donna, il ruolo che tu dai alle donne in queste narrazioni, ma forse anche il ruolo che le donne hanno nella cultura somala, perché tu usi degli, non aggettivi, però insomma delle definizioni che noi in italiano non abbiamo, quindi che forse rispecchiano, non so se siano venute da parole somale, ti chiedo questo, se vengono da parole somale o comunque dalla cultura, dalla struttura societaria, sociale, familiare somala, perché tu dici ad esempio che Ebla è la madre di latte di Clara, e quindi Clara è la figlia di latte di Ebla, e poi invece in questo tuo primo romanzo tu chiamavi madre piccola la zia praticamente, la sorella della madre, e quindi questo rispetta, credo, sia la struttura che il ruolo che hanno nella famiglia, nella struttura della società, le donne, e in particolare qui mi viene da dire, anche se non si vede molto, perché ci sono diverse figure di donne, poi ci sarà Elena, poi ci sarà Mirella, non si vede forse molto la figura di Sagal, si chiama la figlia di Ebla, però lei ad esempio è quella che sostiene il ruolo delle donne nella lotta per l'indipendenza,
ho scritto due cose perché mi sono piaciute, e quindi questi giovani somali che appartengono a questa lega somala, quindi per l'indipendenza, credo che sia Sagan, non vorrei sbagliare, però è Sagan che dice: una lotta di soli uomini è mutilata, una lotta di soli uomini è destinata a fallire. Non può esserci indipendenza e unità se non c'è libertà per le donne. Allora sì, diciamo che durante le lotte per l'indipendenza in questi paesi, ma è corrisposto anche un po' a questo in Europa, come dire, la lotta per l'emancipazione femminile è andata di pari passo con la lotta per l'indipendenza. Quindi per questo vi dicevo anche la sfumatura, perché Sagan non lotta solo contro il colonizzatore, lei lotta anche contro il patriarcato, quindi lei si scontra anche, perché lei come donna, perché la madre Ebla, adesso vi dirò due parole su questo personaggio, la educa, e lei è una ragazza giovane, indipendente, ed è però una delle poche che ha voce. In quegli anni il teatro è uno strumento che viene utilizzato molto, la poesia per l'indipendenza, e per la prima volta le donne parlano pubblicamente, no? Quindi mi interessava anche mostrare come in realtà queste due lotte, no, per l'emancipazione della donna e la lotta per la difesa contro il patriarcato, contro il potere, così, con la P maiuscola, vanno di pari passo. Donne e maternità, Ebla è una ragazza, cioè diciamo dall'inizio della storia Ebla è una giovane donna, si chiama Ebla, colei che non teme una cane così, e in realtà cresce nell'entroterra, non in una città. È un'astronoma perché impara dal padre l'arte interpreta alle donne di leggere le stelle e le stagioni, fare previsioni, così, che era una scienza, diciamo, tradizionale, però estremamente importante in una società nomade in cui tutti gli spostamenti e la sopravvivenza del gruppo dipendano da questa scienza. E quindi in realtà questo sapere è quello che la rende anche indipendente, che le dà la forza di rifiutare un matrimonio combinato, di lasciare l'entroterra, scappare in qualche modo e arrivare in città e costruirsi poi una vita e trovare un amore e avere dei figli. E, è la madre di latte di Ebla, il mio primo romanzo si intitola Madre piccola, e così per dirvi, diciamo che io credo che tutte le volte anche gli scrittori e le scrittrici abbiamo sempre delle ossessioni, no? Io sono diventata madre per la prima volta quando ero giovanissima, quando avevo neanche 18 anni. E il mio primo figlio è nato durante la guerra. E ho lasciato la Somalia con questa creatura minuscola che non aveva neanche un mese così, forse un po' di più, facendo questo viaggio così molto, molto lungo. Molto. Quindi diciamo che il mio passaggio, anche l'idea della diaspora e di lasciare il luogo dove sono cresciuta, è coinciso anche con per me l'abbandono di passaggio dall'età, dallo status di figlia a quello e di giovane donna a quello di madre, no? E quindi la maternità, anche quando si è molto giovane, anche tutto questo fatto di quello che comporta fisicamente essere madre, è qualcosa che si vive molto, molto intensamente, soprattutto quando sei in un nuovo paese, non sei contornato come era in Somalia, da tutta una rete di donne che ti aiutano. Quindi Madre piccola, il primo romanzo, in realtà è il calco di una parola somala, Havanir, che letteralmente tradotto è piccola, madre piccola, Havanir, ed è la zia materna in somalo. Però è un termine, letteralmente, però è un termine anche che si usa anche in senso affettuoso, no? La donna più grande non si chiama mai una persona più grande per nome, non si fa in Somalia, non si fa anche in molti altri paesi africani. Havanir è il termine più intimo, perché la zia materna, se no, ci sono due parole diverse per la zia materna e la zia paterna. La zia materna è più intima, però la mia idea era anche quella della maternità, anche non in senso biologico, però nel senso di prendersi cura di, cioè io pensavo nella diaspora, Ebla in fondo non è la madre di Clara, però se la salva, se ne prende cura, anche se c'è questo contrasto, perché comunque lei è figlia di quelli che vengono considerati gli invasori, ma lei non importa niente di queste cose, lei vede una bambina che ha bisogno di latte, non si fa problemi, non ha tutta questa cosa. E quindi sì.
Tra l'altro, adesso questo ancora non te l'ho detto perché non ci siamo riviste, però quando io ho letto Madre piccola, non ero zia, e adesso che sono zia materna, sai che mi riconosco in questa, allora nella parola che hai detto, insomma, non lo so, però in questa accezione di madre piccola mi dà questo senso di, anche proprio di un legame più forte, familiare, quindi di tutta questa struttura familiare che sicuramente tu, forse insomma hai ereditato più dal contesto somalo, credo, o non lo so, insomma, però anche io mi sento un po' madre piccola. E invece però ci sono anche delle figure maschili, anche, comunque anche la figura di Enrico, però poi c'è questa, tra l'altro prima dicevi di queste, dicevamo insieme, di queste donne coinvolte nella Lega Somala, e poi invece c'è questa Elena che è un'italiana, questa vedova. È lei che è vedova, giusto? E che invece vuole fondare questo circolo di donne, e dice però non sarà il solito circolo delle solite suffragette, quindi insomma, con le sue idee su quello che possa essere gestito da lei e di queste donne somale. Però dicevamo ci sono anche delle figure maschili, e una figura molto bella è il padre di Ebra, e sia perché è affascinante questa figura di questo, lettore di questi segni delle stelle, interprete anche di questa vita nomade, quindi è molto bello anche questo passaggio. E c'è un passaggio che ti avevo segnato, che ti dicevo mi piaceva molto, adesso magari non è che lo dobbiamo leggere, però molto bello, dove tu fai proprio la distinzione, di come si riconosce una stella piuttosto che un'altra, di che cosa indica, una stella in cielo, e del fatto che lui avesse insegnato quest'arte che era vietata alle donne, l'avesse insegnata, alla figlia, però poi anche lui, non riesce a difenderla invece da questa mentalità patriarcale, quando il consiglio degli anziani, mi pare, decide che lei deve sposare quest'uomo che lei non ha nessuna intenzione di sposare, e però mi pare di capire che la lasci scappare, insomma, comunque non si oppone, o comunque insomma non dà ostacolo. Questo legame mi ha fatto venire in mente il legame che c'era, che avevi già creato nella danza del Lorice, dove c'è questa giovane ragazza che viaggia con questo anziano. Poi sì, anche la danza dell'Oriche è un bellissimo racconto, quindi insomma vi suggerisco di andare a cercare, perché lì tra l'altro c'è anche questa ambientazione fiabesca. E quindi insomma mi viene da identificare queste figure come depositarie di una tradizione, di un'oralità, di tutta una cultura che, non lo so, qui c'è della nostalgia, cioè quando tu la descrivi, come dicevi che c'era la nostalgia per Mogadiscio, l'ho letta io, c'è veramente una nostalgia per questa tradizione che, siccome tu la identifichi, come anche noi spesso poi facciamo, però la identifichi con figure di anziani, e quindi c'è una tradizione, c'è una nostalgia, scusa, per questa tradizione che poi rischia di non avere più depositari? Grazie Francesca. Allora, c'è Ebra, nella sua linea, il padre, il marito, anche il figlio, sono tutti poeti, sono tutti degli uomini estremamente delicati, così. L'idea era un po' quello che dice Sara, la parte che hai citato tu, no? Che nel senso che gli uomini ci sono delle figure maschili estremamente negative, però ci sono anche allo stesso tempo delle figure femminili che sono altrettanto patriarcali, altrettanto come dire, reazionarie che altri uomini. Quindi per me era anche proprio il fatto che Ebra è indipendente grazie al padre, perché è il padre che le insegna, e è grazie al marito, perché è il marito che le permette l'aiuta a stabilire un commercio, a un certo punto di reggiseni, perché c'era una storia che avevo letto, perché poi dopo dico queste cose perché è divertente, nel senso ci sono magari dei sentimenti che noi mettiamo anche nei romanzi, però anche storie che andiamo ascoltando, no? Io penso alla scrittura, mi piace tanto questa metafora del radunante, per cui all'inizio hai un'idea che ti sembra un po' nebulosa e poi vai cercando l'acqua e
se sei fortunato, come dire, trovi queste fonti, no? Quindi questi personaggi, comunque più dell'emancipazione, eccetera, anche gli uomini sono complici, non è che è fondamentale, quindi penso sì. E sicuramente la tradizione, che è qualcosa che è estremamente importante, e che adesso purtroppo, per dire una cosa diciamo contemporanea, la Somalia, moltissimi paesi africani, con tutta questa nuova forma di colonizzazione, che io chiamo così, dell'islamizzazione totale, con tutti che stanno praticamente con l'hijab, non era una cosa, c'erano, la Somalia è un paese naturalmente musulmano, ma c'erano moltissime tradizioni sincretiche, c'erano tutta una serie di cose che adesso, poi aggravato dalla guerra, sono state completamente annullate da questa nuova ondata che ha colpito non solo la Somalia ma anche molti altri paesi. Quindi questa idea, anche che viene impartita moltissimo ai giovani, che quella cosa non era pura, perché non è haram, è una cosa che non si deve fare, e invece è un sapere fortissimo, perché non solo era basato su centinaia di anni di studi, di trasmissione orale, ma anche legato praticamente a un territorio specifico e non generico, no? Non importato. Quindi questo sicuramente è vero. Allora, io sto cercando di guardare Raffaella per capire come siamo coi tempi, e mi piacerebbe, visto che anche poi ci sono tante uditrici, anche qualche uditore, però insomma, anzi no, fate domande anche voi, però insomma mi piacerebbe, vedo che insomma ho visto tanti assensi, quindi magari se qualcuno ha non solo domande ma anche qualunque intervento, commento. Però ho trovato qui questo pezzettino che ti dicevo, che per me mi è piaciuto molto, quindi se non ti dispiace lo leggo io, mentre così intanto qualcuno pensa se vuole chiedere qualcosa o anche commentare. Tu dici: sebbene Ebla non sapesse scrivere, e questo già ci colloca per me la narrativa è meravigliosa, perché anche se sono magari narrazioni brevi, però a volte sono così dense che bisognerebbe leggere parola per parola. Quindi già questo, sebbene Ebla non sapesse scrivere, cioè ci indica due mondi contrapposti, perché nella nostra concezione occidentale l'analfabeta letteralmente è associato con una povertà culturale, con un'ignoranza, e invece tu ci hai appena raccontato, e poi ci racconti anche qui magnificamente, che non è l'unica conoscenza quella scritta. Quindi vado avanti perché sennò non finisco la citazione, però già insomma questo contrappone queste due mentalità tra poi l'oralità e la scrittura, il mondo narrato e appunto poi invece le fonti trascritte oralmente, e il discorso anche sempre della traduzione, che da te è sempre fondamentale. Comunque tu dici: sebbene Ebla non sapesse scrivere neppure il suo nome, dal padre imparò a leggere le stagioni e le stelle, ossia che se la luna si trova sotto l'influsso della stella Scat, è prevista burrasca, oppure quando l'orsa maggiore affonda la testa all'orizzonte, significa pioggia in arrivo. Il momento che preferiva era la festa la Pshit, come la dici tu, durante la quale si elaboravano le previsioni più importanti per l'anno a venire. Si accendeva un grande falò e ciascuno saltava sul fuoco il numero di volte corrispondente alla propria età. Si girava per l'accampamento spargendo acqua per scacciare i demoni e scongiurare la mala sorte. E quindi insomma questo che ti dicevo di tutta questa tradizione, che è una tradizione letteralmente poetica e di un contatto con un mondo rurale, con le forze della natura e insomma con tutto il creato, dalle stelle al mare, alle maree e così via, anche quell'altro dramma che ti avevo detto, di questo ricordo appunto dell'oceano e dei pescatori, dei somali che si chiamano, l'avevi scritto, non mi ricordo, insomma, perché erano dei pescatori. E insomma questa parte secondo me è molto bella, come dicevo veramente, io sono convinta che anche se gli autori sono così generosi da raccontarci i loro libri, poi la bellezza sta nel leggerli, perché la narrazione
anche se può essere poi anche riassunta o esplicata oralmente, però va anche letta. E non lo so se qualcuno ha una curiosità, una domanda, ecco, prego. Volevo chiedere, penso che mi sentiate quindi per questo libro. Io non ho letto il libro, quindi non mi soffermo sul libro, ma mi soffermo su un altro aspetto che è stato molto evidente, quella della complessità identitaria in cui si muove l'autrice, no? Proprio perché tra questa dimensione italiana, somala, che comunque più che una dicotomia mi viene da dire c'è anche una terza parte, perché nasce in Somalia quando la Somalia doveva essere italiana, ma poi di fatto non lo è stata, quindi è come se fosse stato un... E poi diciamo, viene ridimensionata da un punto di vista geografico, diceva con l'Erighello, quindi c'è proprio una perdita identitaria complessa, mi viene da dire, no? In questo muoversi. E mi chiedevo questo, tutta questa complessità identitaria che poi viene rafforzata anche dalle diverse... così sedi di vita, no? Da Roma a Bruxelles. Nei figli come si ripercuote? Perché questa cosa mi incuriosisce, no? Perché lo dico da persona che ha un'identità, si sente un'identità molto definita, forse è stato in Italia a Fano, ma che comunque si interroga, no? Sulla propria identità. Allora, chi invece fa i conti con chi gli porta una complessità così ampia. Poi ecco, che tipo di confronto avete su questo? Una domanda importantissima questa. Praticamente tutto il romanzo precedente è un tentativo di rispondere a questa domanda, perché come diceva all'inizio, io ho avuto questo figlio che è nato a Mogadiscio, però praticamente ha passato quasi tutta la sua vita, la maggior parte della sua vita, non più adesso, però appunto è cresciuto a Roma, no? E quindi pensi all'inizio degli anni 90, in cui tutta questa questione anche di essere di altrove, no? Di venire da altri posti visibilmente, perché poi c'è anche questo aspetto, perché qualcuno può anche fingere, anche se magari dal nome comunque emerge. E quindi adesso il trauma è una parola forte, però io mi chiedevo, anche se come genitore fai finta di niente, nel mio caso avevo vissuto una guerra civile, no? Però dicevo, come si trasmette? Noi trasmettiamo la nostra storia, i nostri traumi grandi e piccoli, cioè il nostro vissuto passa anche senza la parola, passa attraverso il corpo, attraverso i non detti, attraverso certe magari idiosincrasie, anche cose molto positive che abbiamo. Certe volte ci comportiamo in un modo perché non vogliamo ripetere degli errori che sono stati commessi prima. Per cui questo dal punto di vista. Allora, la risposta che io sono riuscita in qualche modo a darmi, in qualche modo, perché comunque come dire, essere genitori, crescere i bambini è sempre una cosa molto estremamente complicata, era quella dell'immaginario, no? Questo protagonista di questo romanzo precedente, il comandante del fiume, che è assolutamente complesso, smarrito, cresce a Roma e il suo fiume è il Tevere, lui è cresciuto lì, però il comandante del fiume fa riferimento a un mito, cioè diciamo, io amo molto attingere a queste favole, ma anche di folklore, cultura popolare, eccetera, non che insomma, quei fiumi però sono i fiumi somari. Però la storia ha un valore universale. Allora, quello che secondo me è la cosa più importante è quello dell'immaginario. Attraverso le storie, attraverso alcune cose che noi raccontiamo, l'immaginario è come se fosse un alfabeto che permette, soprattutto quando sei molto giovane, di interpretare anche una realtà completamente diversa, perché gli elementi magari culturali, esterni possono essere diversi, però l'umanità. E questo qualcuno mi contraddice, dice che non è vero, secondo me alla fine i valori etici sono sempre gli stessi, cioè come esseri umani abbiamo delle stesse pulsioni negative, positive, così. Quindi certe volte quello che penso è che l'immaginario è qualcosa che ci una specie di calendoscopio che ci aiuta anche a interpretare realtà completamente diverse.
da quelle magari di provenienza, da quelle in cui siamo. Non so se ho risposto in un modo sensato. Sicuramente è una ricchezza. E poi questa cosa che tu dici dell'immaginario mi viene da pensare che tu lo metti, cioè non lo so, io lo leggo così, nelle tue storie lo affidi all'acqua, cioè penso ad esempio alla danza dell'Orice, no? A queste città, sì, a queste città, a questa bellissima altra città che tu hai creato, insomma, questo porto dove arriva questa protagonista, sono questi porti del Mediterraneo, e però tu le leghi attraverso le storie, quindi. Cioè non aggiungo alla tua risposta, però quello che mi piace è che le tue storie viaggiano e si mescolano, cioè penso che sia questa la ricchezza del mescolare queste diverse componenti anche identitarie. Qualcun altro ha una curiosità, un commento? Sì? Allora, intanto vi dico solo che ovviamente se volete ci sono anche i libri di Cristina, poi se volete anche insomma fare due parole con lei, lo inizio a dire Raffi, no? Solo perché sennò dopo alla fine ci dicono che siamo in ritardo. Dobbiamo dire degli appuntamenti. Sì, sì, certo, no, però voglio dire che se intanto anche qualcuno vuole, poi alle 7, giusto, dobbiamo uscire, sì. Più o meno. Va bene, va bene. Prego. Io, Cristina, volevo chiederle se quando scrive pensa a un pubblico di lettori italiani, oppure non pensa a nessun pubblico, oppure se pensa anche a dei lettori somali, o se eventualmente lei ha un riscontro di lettura delle sue opere, dei suoi libri dalla Somalia, e se questo cambia qualcosa. Grazie. Grazie, anche questa è una domanda molto importante per me, perché alcune volte ieri, per esempio, c'è stata una presentazione a Bologna, c'era Maria Cristina Ecoresi, che è una professoressa della mia prof, quando studiavo, e lei a un certo punto vide che era stato pubblicato un racconto in inglese, mi disse: ma Cristina, cosa fai, ti sei messa a scrivere in inglese? E io le dissi: non potrei mai, perché comunque l'italiano è la mia lingua madre, come voi potete sentire, e non solo, io penso che anche la scelta della lingua in qualche modo sia una scelta anche di responsabilità, nel senso il mio primo pubblico ovviamente è quello che parla italiano, perché io scrivo in italiano e non potrei scrivere così in nessun'altra lingua, neanche in nessun'altra lingua. Quindi credo veramente che questa cosa del mio, che fa parte della mia storia, cioè aver studiato in italiano, avere una mamma italiana, sia estremamente importante come scelta emotiva, etica, come posso dire, anche politica, scrivere in italiano. Perché è stato fatto, prima non è stato fatto, mio padre e la sua generazione non hanno scritto in italiano, adesso ci saranno sicuramente nuovi ragazzi, di giovani di seconda generazione che scriveranno in italiano, però non hanno questo retaggio coloniale così forte che aveva mio padre. Io sono frutto di questa unione, ma... E poi la cosa di cui sono molto felice è che durante la scrittura di questo libro io ho consultato tantissimi documenti, leggevo tutti i giorni, c'era un giornale che veniva pubblicato all'epoca a Mogadiscio, si chiamava Il Corriere della Somalia, un quotidiano italiano in cui si vedevano tutte le anche i somali scrivevano lettere, ma era interessante, durante il Covid, quindi capite che per me era anche una salvezza, perché invece di leggere tutta la tragedia che stava succedendo nel mondo, avevo ogni tanto delle distrazioni. Però avevo questo uomo, ingegnere, un uomo coltissimo, un ottantenne, che si chiama Ahmed Qasem Ali, che ha studiato in Italia anche lui, che ha una memoria formidabile, oltre ad essere un uomo di enorme cultura, che ogni giorno, quando io avevo bisogno proprio di ricostruire com'era la città, lui mi aiutava, no? Mi aiutava, diceva, secondo te ha senso, perché non mi bastavano i documenti scritti. E lui mi ha detto, questo è un libro, questa è una storia che riguarda entrambi. E quindi l'ha praticamente contemporaneamente tradotto in somalo. Quindi sono veramente curiosa, perché questa sarà la prima volta che il libro è tradotto in somalo, prima non è stato tradotto in altre lingue, ma non mai in somalo, quindi sono molto... Però i somali, per agganciarmi alla domanda, i somali che parlano italiano ti hanno letto?
i somari che parlano in italiano mi hanno letto, però considero che sono tutte persone della vecchia generazione, quindi è diverso. E cosa dicono? No, una volta mi hanno detto, ma tu beh. Perché scusa, insomma è la lingua dell'elite postcoloniale. L'italiano è l'elite, la lingua dell'elite postcoloniale. E qualcuno mi ha detto, ma non sei stata un po' troppo pretenziosa? Questo libro è bella piccola, soprattutto perché è un libro molto complesso, questo diciamo più un romanzo nel senso classico, mi ha detto ma gli italiani lo capiscono, ecco sì, solo noi lo possiamo capire. Quindi in realtà l'ho preso come un complimento, perché non era una condanna, però era che sì, non ho ricevuto. No, per fortuna. Allora, io intanto ringrazio Cristina e voi, perché così siamo sicuri che poi insomma se andiamo fuori con i tempi, e tra un attimo ripasso anche il microfono a Raffaella, perché poi lei che chiuderà e darà anche qualche avviso. Io davvero veramente penso e spero che voi siate così sempre felici come me, io lo sono sempre, voi oggi, e spero in altre occasioni di ascoltare Cristina. E veramente leggerla è la cosa più bella. Io adesso mi è venuta voglia di rileggere Madre Piccola, che non lo leggo da un po', adesso vediamo insomma. E quindi se vorrete anche leggere, credo che apprezzeranno ancora di più. E non so se ti va, questo non te l'ho chiesto prima, quindi se ti va, per non chiudere con le mie parole, secondo me è anche molto bello questo pezzettino della Boscaglia della pioggia. Se vuoi chiudere con questo, ti va di finire con questo? Sì, se ti va questo pezzettino intanto te lo passo, così non finiamo con la mia voce ma finiamo con la voce di Cristina. E poi io invece dopo di questo intanto ti ringrazio ancora, ringrazio voi, e poi dopo queste due righe passo la parola a Raffaella che mi dà gli appuntamenti. Grazie a tutti. Grazie. Questo è la Boscaglia, il mondo di Elia. Quando smette di piovere forte, in boscaglia tutto si. Quando smette di piovere forte, in boscaglia tutto si trasforma. Gli alberi spinosi si spessiscono di foglioline smeraldo e tutta la terra è intessuta di fiori. Boccioli bianchi come la panna paiono spruzzati sull'erba bassa, sotto le acace. I fiori scarlatti dell'aloe protendono nei rami stelli e l'aria è piena del canto degli uccelli e del gemito acuto degli insetti. Le rondine non volano così veloci da lasciare solo un esile sfumatura blu nel cielo. Gli avvoltoi non la fanno più da padroni e sugli scheletri dei cammelli morti durante la stagione secca si arrampicano le erbette e i fiori selvatici. Nelle pozzanghere d'acqua si danno con vento e nuvoli piccole farfalle verde chiaro, sembrano enormi bruccioli dei pendoli palpitanti. Tutti sorridono poi. Grazie davvero tanto, grazie a Francesca, grazie a Cristina, grazie a tutti quanti. Io devo dare degli appuntamenti importanti, non sono qua nel programma, quindi bisogna fare ancora più attenzione, perché domani, e lo dico a chi ci segue in diretta o a chi volete fare passaparola, Cristina e Francesca saranno alla Biblioteca San Giovanni di Pesaro, credo alle ore 17, perfetto, mentre domenica alle 17.30 Francesca invece presenterà qui il suo ultimo libro, La figlia del Marajà, giusto? Sì, ma c'entra. No, c'entra, era giusto darvi anche questi appuntamenti. E mentre la settimana africana prosegue, noi alle 20 saremo all'Ambrosia, è necessaria la prenotazione, e poi domani abbiamo la giornata conclusiva, per noi una delle più importanti, diciamo così, perché è quella anche che si rivolge un po' a tutta la cittadinanza. Ecco, saremo all'aperto, inizieremo alle 17.30 e alle 18.30 consegneremo il premio L'Africa nel cuore alla memoria di Luca Attanasio, e sarà presente la moglie Zakia Zedighi. Ultima informazione che devo dare è che da oggi parte sulla piattaforma La Rete del Dono una campagna di crowdfunding dell'Africa Chiama che si chiama Un Doposcuola Spaziale, perché tra le tante cose, devo dire, non lo dico per vantare l'associazione, ma è così, che l'Africa Chiama fa, c'è anche un servizio di doposcuola per bambini che provengono da famiglie di origine straniera
un dopo scuola che va per i bambini dalla prima elementare alla terza media. È un servizio importante per la nostra città. Qui fra l'altro ci sono anche degli esponenti dei servizi educativi che me lo confermano facendo sì con la testa. E quindi chi vuole contribuire a questo servizio, che fra l'altro inizierà a metà ottobre, lo può fare andando sulla piattaforma Rete del Dono e facendo una piccola donazione, oppure farlo anche all'uscita qua della Vemo. Ho detto tutto, grazie mille e grazie a voi due.